Io, se siamo d'accordo, inizierei. Non so, ma mi sembrava di sì. Insomma, mi sembra che siano collegati tutti, o perlomeno una buona parte di quelli che avevano chiesto di collegarsi. Buonasera a tutti. Allora, io inizierei, vi preannuncio che poi inizierò un pochino a staccare perché alle 7 ho un impegno sopravvenuto per una riunione con la regione. Però nel frattempo diciamo così, vi introduco un po' l'argomento e il senso di questo percorso partecipativo che stiamo facendo con le assemblee di zona sull'argomento della ciclovia tirrenica. Intanto, collegati in questa assemblea di zona telematica, dovuta ovviamente, come sapete, al momento che viviamo, per ora ci sentiamo di rassicurare le persone con questa modalità che forse riesce anche a dare la possibilità a chi lavora di collegarsi in momenti in cui non potrebbe essere presente fisicamente, però al di là di questo, chiaramente la modalità è dettata dal periodo che viviamo. Insomma, speriamo tutti presto di tornare fisicamente anche a ritrovarci e a riunirci nelle sedi che normalmente utilizzavamo per la presenza personale. Allora, l'argomento, come capirete, è un argomento molto importante. Si parla della ciclovia tirrenica. Collegati in questa sede ci sono insieme a me l'assessore Simone Leo, che è l'assessore che si occupa della pianificazione urbanistica. Come sapete, Buonasera a tutti. siamo in dirittura d'arrivo sugli argomenti della pianificazione strategica, cioè del piano operativo per i prossimi anni a venire, e ci sono anche collegati con noi l'ingegner Francesco Bettori dell'Unione dei Comuni e l'architetto Massimo Ceragioli, che saluto entrambi ovviamente, perché la presenza di Francesco Bettori dell'Unione dei Comuni e anche di Massimo Ceragioli. Ora vi spiegherò, cercando di riassumere e portare via meno tempo possibile alla discussione in assemblea di zona, le ragioni un po' della loro presenza, che stanno un po' nelle caratteristiche di questo progetto. Allora, la Regione Toscana ha avviato la fase di progettazione della ciclovia tirrenica. La ciclovia tirrenica è un asse ciclabile che passa lungo la costa e che va dal confine con la Francia, unendosi tra l'altro idealmente con la parte delle località costiere francesi, passa tra la regione Liguria, la regione Toscana e finisce sulla regione Lazio. Quindi è un progetto interregionale di interesse comunitario su cui la regione spende risorse in parte proprie, in parte della Comunità Europea, ed è un progetto di cui si discute da molti anni, più che da diversi anni. Questo progetto, come vi dicevo, coinvolge in prima battuta la parte litoranea dei territori, cioè si sviluppa lungo le coste e unisce sostanzialmente tre regioni. Quindi è un progetto anche di rilevanza interregionale e sovracomunale. Perché siamo qui? Perché nella fase di sviluppo della progettazione di questo itinerario ci sono delle questioni molto importanti, delle opportunità, le definirei in maniera più precisa, molto importanti da provare insieme a sviscerare, a svolgere, in qualche modo anche a far sì che diventino il momento e la proposta giusta nell'ambito di questo sviluppo progettuale. Cioè, la Regione Toscana, mentre progetta lo sviluppo della ciclovia tirrenica lungo il litorale, lancia anche un'indicazione che è lo sviluppo delle interconnessioni con l'entroterra, cosiddetti snodi intermedi che si incrociano su tutto il tracciato della ciclabile che passa dalla costa. Questi snodi intermedi sono quelli che sostanzialmente collegano la ciclopista, la ciclovia tirrenica, alle parti interne di territorio, nella consapevolezza ovviamente che non c'è solo la parte a mare che può beneficiare di questi percorsi, ma anche una parte di entroterra importante collegata strutturalmente, territorialmente alle porzioni a mare. In questo ragionamento rientra, per quanto riguarda il nostro comune, un'ipotesi di sviluppo del tema della ciclomobilità verso l'entroterra. Quindi dalla zona del Lido c'è un percorso che ovviamente è anche in corso di dettaglio e definizione per provare a far coincidere gli strumenti di
progettazione comunale e gli investimenti già fatti o in corso del Comune di Camaiore, con lo sviluppo dell'idea della Regione Toscana di alimentare questi percorsi che vengono verso l'entroterra, nell'ambito, diciamo così, di un ragionamento per cui la ciclovia tirrenica diventa l'opportunità appunto di valorizzare e far conoscere anche l'entroterra. Nel nostro caso specifico, un tracciato da definire ancora fisicamente, ma comunque in parte definito, poi Simone Leo, meglio di me, potrà dettagliare questa parte, riguarda il collegamento tra Lido di Camaiore, la parte costiera del Lido, e la stazione di Capezzano Lido di Camaiore, e poi ovviamente tra questa e anche il resto del territorio, e in più lo sviluppo, proseguendo su questo asse di collegamento, verso l'entroterra, in particolare verso la parte che arriva, che plana all'interno del centro storico di Camaiore. Perché ne parliamo con tutte le realtà territoriali del comune? Primo, perché la ciclovia tirrenica è un argomento di grandissimo interesse strategico e che non parla soltanto il linguaggio del Lido di Camaiore, ve lo dicevo prima, il tipo di rilevanza che ha questo progetto, ma soprattutto le opportunità che apre di ragionare per disegnare in modo omogeneo lo sviluppo di questo tema su tutto il territorio comunale. Poi, il secondo motivo per cui se ne parla è perché è un'opportunità sia da un punto di vista indubbiamente infrastrutturale, cioè dotare il territorio di infrastrutture che siano, diciamo così, sovrapposte alla ciclovia tirrenica o si aggancino, perché esistenti magari di competenza del comune o di altri enti, si agganciano alla ciclovia tirrenica e che danno appunto l'opportunità di sviluppare ragionamenti sia di carattere infrastrutturale, sia più in generale di valorizzazione del territorio sotto tutte le varie declinazioni, cioè valorizzare le bellezze ambientali storiche, i luoghi storici, la parte ovviamente delle bellezze collinari, i percorsi che già esistono, ve ne cito uno perché è uno di quelli più importanti, che tra l'altro coinvolge la parte delle frazioni collinari con cui stiamo facendo assemblea di zona adesso, e che è per esempio il percorso della Via Francigena, e cercare di integrare questo sistema in un quadro più generale. La Regione, nel fare questo ragionamento sugli snodi intermedi, per quanto riguarda la Versilia, ha fatto riferimento a un contributo progettuale molto importante che era stato sviluppato negli anni 2014-2015-2016 dall'Unione dei Comuni, con il supporto tecnico di Massimo Ceragioli, che è qui collegato con noi, che era riassunto nella formula di uno studio di fattibilità sui percorsi potenziabili, ciclabili e pedonali, della Versilia Bike Plan, cioè concepire la Versilia come un'unica realtà territoriale e all'interno di questa realtà territoriale costruire un sistema omogeneo di sviluppo del tema della ciclomobilità e della mobilità dolce. Sotto varie forme, cioè percorsi ciclabili in sede propria, percorsi ciclabili su arginature di fiumi o di canali, percorsi ciclabili no, non in sede propria, ma promiscui e comunque legati alle reti di aree esistenti. Ecco, si è collegato anche a una parte legata allo sviluppo. Chi è che ha il microfono aperto? Marcello, spegni il microfono. Ok. Allora, nello sviluppo di questo argomento, come vi dicevo, perché si fanno questi incontri? Perché rispetto, ecco, scusate, una breve parentesi che l'interruzione mi ha fatto perdere, da chiudere è che il piano, il Versilia Bike Plan, che è stato elaborato, che riguarda tutti i comuni della Versilia, è diventato un contributo sulla cui base la Regione Toscana ha sviluppato il ragionamento degli snodi intermedi. E quindi da lì si parte per sviluppare un ragionamento più complessivo sul territorio. E con tutte le suggestioni che però ne seguono, nel senso che noi queste assemblee di zona abbiamo chiesto ai garanti di tenerle, di convocarle, perché diventino la sede un po' per accogliere le idee più in generale sul tema della ciclomobilità e anche per cercare di capire come questa opportunità della ciclovia tirrenica in un quadro di organizzazione e di visione più complessiva del tema della ciclomobilità possa diventare il cavallo di Troia di una serie di realizzazioni molto importanti da portare a compimento o comunque da avviare, per esempio, nelle fasi più precise, più specifiche
di progettazione che ovviamente vengono affidate se dal comune a soggetti ovviamente di professionalità interna o esterna, oppure comunque suggerirle agli altri enti per quanto di loro competenza. È chiaro che se parliamo della collina parliamo anche di un frangente di territorio importante perché sviluppa attraverso ovviamente la configurazione che ha la collina per noi è anche zona di confine con altre realtà comunali, deve sviluppare delle suggestioni che parlino anche in linguaggio non meramente comunale, ma che ci consentano di inserire questo tipo di ragionamento in una connessione anche con gli altri comuni, con i quali insomma, in parte siamo già in contatto su alcuni temi, ma che possiamo ovviamente coinvolgere ancora di più nello sviluppo di idee e di proposte su questo argomento. E quindi la ciclovia per capire anche, la ciclovia tirrenica ci serve anche per capire con il territorio che tipo di potenziale può avere se connessa ad alcuni temi specifici da sviluppare sul territorio. E quindi citavo prima la Francigena, posso aggiungere il tema degli anelli e dei percorsi di sentieristica che esistono sul territorio, per cui si sviluppa un'interconnessione tra una mobilità che è fatta, una ciclomobilità che è fatta per passare su percorsi di sentieristica insieme a quello che è uno sviluppo e una valorizzazione invece della costa. Ecco, con questo tipo di panorama chiediamo un po' a tutti di esprimersi, nel senso di darci dei suggerimenti, delle indicazioni che noi raccogliamo in questa assemblea di zona che registriamo perché poi dobbiamo verbalizzare, raccoglieremo tutto questo lavoro fatto con l'assemblea di zona, lo riassumeremo e lo pubblicheremo anche sul sito del comune e lo trasferiremo tramite anche l'Unione dei Comuni alla Regione Toscana come un contributo ulteriore di riflessione per calare il progetto della ciclovia tirrenica sul nostro territorio e farlo diventare il motore anche di ulteriori iniziative o del comune o anche della stessa regione che magari alcune iniziative non le ha ancora avviate o comunque potrebbe pensare di avviarle sulla base delle indicazioni che pervengono dal territorio. Io fermerei qui la mia esposizione per dare subito la parola a Simone e poi magari se Marcello vuole anche spiegare i progetti che già ci sono nel comune, ma per fare un quadro complessivo del tema della ciclomobilità e poi in connessione, come vi dicevo, al tema della ciclovia tirrenica, sviluppare insieme un ragionamento con cui agganciare in termini di opportunità lo sviluppo della collina e comunque la risoluzione delle questioni che riguardano lo sviluppo della collina anche al tema della ciclovia tirrenica. Ecco, non vogliamo far sembrare ridondante questo incontro perché in realtà gli sviluppi concreti che si possono dare a questa discussione passano un po' dai contributi pratici di chi il territorio vive tutti i giorni e sa che magari questo argomento della mobilità dolce può risolvere problemi strutturali, problemi annosi, oppure può dare risposte che erano state abbozzate, ma che sono alla fine che non sono mai arrivate, di cui magari stasera prendiamo anche atto e cerchiamo di aggiornarci tutti insieme. Lascerei quindi la parola a Simone e poi a Marcello se vuole aggiungere qualcosa in coda agli interventi dell'amministrazione e poi apriamo un po' il dibattito su questo argomento. Come vi dicevo, io intorno alle 7 mi dovrei sganciare, ma insomma, in ogni caso c'è la registrazione, poi io seguirò questa cosa insieme agli assessori coinvolti, in più collegato insieme a noi c'è anche Jacopo Menchetti, che è, oltre che un nostro consigliere comunale e un abitante del territorio dell'assemblea di zona numero 6, per noi è anche comunque un riferimento all'interno della provincia, che è un altro degli enti ovviamente coinvolti e interessati sulla sviluppo e la progettazione della ciclovia. Simone, la parola cade a te. Sì, cerco di essere sintetico anche per cercare di, diciamo, di non ripetere, di non sovrappormi a quello che ha già detto il sindaco. Questo tema della mobilità ciclabile e più in generale della mobilità lenta, è stato vissuto, insomma, dall'amministrazione in carica come un tema strategico anche negli atti di pianificazione urbanistica. Nel senso che noi siamo convinti, in linea poi con diciamo, un pensiero che si sta affermando ormai a vari livelli e forse anche nell'opinione pubblica, che il tema della mobilità ciclabile, della mobilità dolce, non sia soltanto un tema settoriale, ma sia, diciamo così, un tema,
attraverso il quale si può guardare allo sviluppo di tutto, allo sviluppo, diciamo, economico e sociale di tutto il nostro territorio. E questo vale, se volete, per certi versi anche in misura maggiore, proprio per le aree cosiddette interne, perché le aree interne hanno una dimensione storica, ambientale e culturale che già di per sé richiama ad una dimensione diversa, no? Rispetto a quella che si ha nella città del rapporto fra, diciamo, l'uomo, il tempo e la natura. Non c'è dubbio che, insomma, c'è una sfida, no? Che riguarda lo sviluppo delle, appunto, delle nostre colline, delle nostre frazioni montane, che sta proprio qui, no? Nella capacità di offrire a chi vi abita e a chi le vuole visitare questo mix straordinario di natura, qualità della vita, storia, cultura e diciamo così, la ricerca di questa qualità si intreccia sempre di più, ormai lo dicono tutti i dati, con la ricerca anche della possibilità di spostarsi, ovviamente anche con un trasporto pubblico che funzioni adeguatamente, ma anche con un trasporto che sia esso stesso un elemento di qualità della vita e di impiego del tempo libero. Insomma, noi siamo convinti che unire dal punto di vista ciclabile con una rete di percorsi il nostro territorio sia veramente una scelta strategica, cioè che fa crescere tutte le parti del nostro territorio, e anche quelle parti più, diciamo, periferiche rispetto ai centri urbani, dove c'è una ricerca, diciamo, no, naturale di questa qualità. Ecco perché il tema del collegamento mare-monti, che, diciamo, in un breve periodo riguarda principalmente nell'ambito del progetto della ciclovia tirrenica, l'asse, diciamo, intorno alla Via Italica, è però in realtà un tema che riguarda molto da vicino tutta la zona delle Semiglia, perché se noi abbiamo un'idea progettuale che, diciamo, metta in collegamento la zona delle Semiglia con, per capirsi, le frazioni che sono subito ai piedi del Monte Magno, in particolare Ponte Mazzoli, e di lì poi ci si riaggancia a un percorso ciclabile che funziona bene lungo fiume e lungo tutta una serie di strade secondarie fino, diciamo, alla rotatoria della carrozzeria Stadio. E di lì l'idea poi è, con, diciamo, un paio di soluzioni progettuali possibili, avere un collegamento ciclabile che ci porti fino al mare. Per cui, se noi abbiamo un'idea, diciamo, di come si completa nella parte iniziale questo tassello, insomma, noi riusciamo a fare un collegamento ciclabile che può valorizzare tutta la zona delle Semiglia. È chiaro che ci sono, chiamiamole così, delle barriere, no, architettoniche, se mi passate l'espressione, nel senso che il Monte Magno, insomma, non è facile affrontare il tema della mobilità ciclabile sul Monte Magno. Noi lì abbiamo la Francigena, ma chiaramente è un percorso che si presta, credo io, insomma, più alla pedonalità che ha un uso ciclabile per via delle pendenze. Però, per esempio, c'è tutto un ragionamento che sta portando avanti la provincia. È importante che Jacopo sia qui presente oggi, perché la provincia sta ragionando anche della possibilità di fare, diciamo, una politica sul traffico in quell'arteria, cioè quella del Monte Magno, per capirsi, che riduca, per esempio, la presenza dei mezzi pesanti e quindi agevoli, per esempio, la presenza delle biciclette, che già lo transitano moltissimo il Monte Magno. E tenete conto che oggi con una bicicletta elettrica le pendenze non sono proibitive per nessuno, perché questa è l'altra grande rivoluzione. Cioè l'uso della bicicletta elettrica elimina quasi totalmente, io l'ho provata, lo sforzo che a volte si deve fare sulle pendenze. E poi comunque invece
dal Monte Magno verso, diciamo, le Semiglia, noi abbiamo tutto il sistema della Francigena e comunque una via provinciale, diciamo, che ha un andamento lineare che può consentire di ragionare di un percorso ciclabile. Chiaramente qui ci deve essere un rapporto forte con la provincia, che tra l'altro sta lavorando a un piano della mobilità ciclabile. Poi, ripeto, c'è Jacopo, potrà aggiungere quello che ritiene. E quindi, ecco, secondo noi questo tema della mobilità ciclabile, ragionato anche su questo ambito del territorio, diventa veramente un'opportunità di sviluppo anche per le frazioni. Perché non c'è tu, perché tutti i dati, mi ripeto, ci dicono che sia dal punto di vista della qualità della vita di chi vuol vivere in un certo posto, sia dal punto di vista della qualità della vita di chi vuol visitare da turista un certo posto, la ricerca non solo della qualità ambientale, culturale e storica dei posti in cui si va, ma anche della possibilità di spostarsi con la bicicletta, è sempre di più un'esigenza sentita. E voi pensate cosa questo significhi intrecciato a un cambiamento che è in atto e al quale la pandemia ci ha costretti, legato alla possibilità di lavorare a distanza, di lavorare da casa senza spostarsi fisicamente nell'ambito di tantissime attività. Questo vuol dire che se noi riusciamo a creare nelle nostre frazioni un sistema di servizi che funziona, dalle reti digitali al trasporto pubblico alla mobilità ciclabile, noi possiamo anche avere una riscoperta dal punto di vista della residenzialità di persone che si insediano nelle nostre frazioni perché non hanno bisogno per lavoro di spostarsi nei centri urbani. Perché non c'è dubbio che quello che abbiamo vissuto ci lascerà in eredità la possibilità, diciamo, di svolgere alcune attività lavorative da casa. Guardate, io vi racconto una cosa che so per esperienza diretta. La Welcome, che è una delle più grandi società, come sapete, di telefonia e che è insediata sul nostro territorio, durante il lockdown e tuttora in buona parte ha lavorato con quasi tutti i dipendenti che lavoravano da casa. E per esempio l'alto contenuto tecnologico, no, di quel tipo di attività sostanzia e il tipo anche di mansioni che le persone sono chiamate a svolgere consente di lavorare da casa, purché naturalmente si abbiano, no, connessioni che funzionano e purché naturalmente si vive in un posto che poi se ti vuoi spostare fisicamente perché ne hai bisogno, magari saltuariamente per ragioni di lavoro o per ragioni di tempo libero, lo consentano. Quindi questo è veramente un tema strategico. Non a caso, no, nel recovery plan il tema della mobilità ciclabile è inserito nella missione della transizione ecologica, cioè fa parte di quel modo nuovo di vedere allo sviluppo del territorio che anche l'Europa sta cercando di promuovere e sul quale ci saranno anche molte risorse in futuro. Ecco, insomma, il senso di questa assemblea, l'ha restituito già bene il sindaco, è cercare di far capire a tutto il territorio che questa questione del collegamento tra mare e monti è una questione strategica del collegamento ciclabile e cercare poi di capire col territorio che cos'è che si può fare, perché poi l'idea è creare una rete, no? Una rete perché poi dopo le nostre frazioni sono anche caratterizzate dai sentieri montani. E quindi l'idea è che ci debba essere una rete, no? Che mette in relazione il mare con l'entroterra, con la Francigena e anche col sistema dei nostri sentieri. Insomma, un abitante, un turista che sta nelle Semiglia può decidere, no? Un giorno di prendere la bicicletta per andare al mare e un giorno di farsi una passeggiata in montagna e magari può anche decidere di viverci perché fa un lavoro che può fare da casa e ha una connessione internet che funziona e che gli consente di farlo. Quindi ecco, su questo si gioca il futuro e quindi questo è un modo da un lato per sensibilizzare, no, sul tema le persone che partecipano a questi incontri e dall'altro lato per ascoltare molto perché non è facile dal punto di vista progettuale
risolvere questo tema della mobilità ciclabile in un territorio che a mare è molto urbanizzato e quindi i problemi che abbiamo a mare sono quelli legati all'urbanizzazione, che spesso rende difficoltoso trovare gli spazi per fare piste ciclabili in sede propria, tant'è che noi pensiamo sulla Via Italica, diciamo così, di alternare la pista ciclabile in sede propria a tratti in cui ci siano o delle deviazioni lungo traiettorie esterne alla Via Italica o diciamo tratti in cui c'è una promiscuità con le auto, utilizzando anche una serie di novità che il codice della strada ha introdotto, come le corsie ciclabili, che hanno tutta una serie di vantaggi. Ma questo però è il tema del territorio più urbanizzato. Invece su questa parte del comune, il tema è, no, che la morfologia, insomma, dei luoghi, il dislivello che c'è fra le varie zone, non è semplice, da affrontare diciamo, nell'ambito di un progetto di ciclabilità. E quindi bisogna ragionarci molto. Valorizzando però intanto i percorsi secondari che già esistono e che per esempio, no, sulla Francigena già ora, insomma, consentono, insomma, di evitare per esempio la via provinciale per lunghi tratti. Quindi qui sta la parte, no, dell'ascolto soprattutto, insomma, idee che ci possano aiutare a progettare questa parte della mobilità ciclabile. Allora, prima di passare alla conclusione dell'esposizione, mi aveva chiesto la parola Jacopo Menchetti, per parlare, insomma, per parlare nell'ambito dell'esposizione di questa parte progettuale. Jacopo. Mi sentite? Ok. Mi sentite? Ti Sì. sentiamo. Ti sentiamo. Grazie. Io in realtà stasera, ovviamente sono amministratore, lo sapete, sono consigliere comunale e quindi posso parlare anche da amministratore e anche da consigliere provinciale, ma vorrei parlare prima di tutto da cittadino di questa zona. Per, come dire, tirare un po' le fila in cinque, veramente in 5 minuti di alcune questioni che sono, secondo me, elementi importanti per il confronto con i compaesani e con i conterranei, che sono persone informate sui fatti. Perché? Perché i ragionamenti che riguardano la mobilità lenta, le piste ciclabili, i percorsi di collegamento fra i paesi e nei confronti del resto del territorio comunale e degli altri ambiti della Valsreddana, sono argomenti che non sono nuovi. Qualcuno di voi che è presente qui stasera si ricorderà che venne attivato un comitato con il comune, con dei partecipanti e dei membri del comune di Pescaglia, cittadini, non istituzioni, con cittadini del comune di Lucca, che aveva l'obiettivo di individuare un tracciato possibile da proporre agli enti per un itinerario ciclopedonale in Valfreddana. Vedo Emilio che sicuramente si ricorderà di queste vicende, ma anche altre persone che sono collegate stasera. Quella vicenda lì è una vicenda che risale a diversi anni fa ormai e che per alterne vicende non ha trovato concretizzazione, soprattutto perché sono mancate poi le condizioni a Lucca per, come dire, portare a un livello di interessamento che facesse fare determinati passaggi, ma tutti quanti eravamo già a un buon livello di ipotesi di quello che poteva essere un tracciato. E allora questo mi fa dire una cosa molto importante, rivolta ai conterranei, ma rivolta anche agli amministratori e ai tecnici che sono presenti stasera. Questo territorio, cioè quello delle frazioni, e di queste frazioni in particolare, che sono percepite a ragione da Camaiore come le più distanti anche da un certo tipo di realtà, e quelle che vivono una dinamica più particolare rispetto al resto del territorio, perché vicine anche a altri ambiti urbani, tipo la Lucchesia o altri territori di confine, hanno ben presente i temi. Le persone che sono qui stasera, il tema della mobilità lenta e della ciclabilità, ce l'hanno ben presente. Hanno un pochino meno presenti invece quali sono le soluzioni. Perché quelle soluzioni lì sono impegnative.
sono talvolta anche controverse dal punto di vista tecnico, dal punto di vista operativo, dal punto di vista pratico. E lì bisogna fare un salto in avanti. Lo dico da amministratore, questo mi interroga anche me questa vicenda, per cui intanto un primo elemento che emerge è quello che benissimo va fatto questo collegamento per cercare di superare il limite fisico che abbiamo nel Monte Magno, però è evidente che una dimensione, diciamo, di quotidianità della ciclovia avviene sicuramente per una parte del territorio delle Emilia con il resto dell'ambito che è quello della Val Sardegna. E quindi bisognerà far mettere a un tavolino, indipendentemente dalla ciclovia tirrenica, ma sul tema della mobilità lenta, i comuni di Lucca e di Pescaglia, che già tra l'altro erano coinvolti in questo, e lo dico a Simone, il momento è favorevole perché anche gli altri due comuni stanno ragionando degli strumenti urbanistici, no? Quindi c'è la possibilità di capire anche da parte loro qual è l'intento. Primo tema. Secondo tema. Va definita nel caso delle Emilia una volta di più la funzione che potrebbe avere questo percorso. E questa è una domanda che già quel gruppo di cittadini che si ritrovava qualche anno fa si faceva. Cioè, qual è la funzione di un itinerario, mettiamo di fondovalle, no? Cioè di una viabilità alternativa per pedoni, ciclisti, in sicurezza, che attraversa da Montemagno al confine con Pescaglia questa parte iniziale della Val Freddana e che si raccorda poi ovviamente con Ponte Mazzori e con la parte a mare? Perché questa non è una domanda secondaria. Non siamo in un ambito urbano e non ci si può illudere, nonostante le modernizzazioni di certi mezzi, di bike e tutta una serie di novità molto significative, non ci si può illudere che questo territorio funzioni integralmente con le biciclette, come invece è pensabile un po' più da vicino l'ambito urbano. E allora quale deve essere la funzione? Perché se noi definiamo la funzione, metà del lavoro è fatto. Abbiamo già anche in mente quali sono le caratteristiche, quali possono essere e quali invece è bene che non siano le caratteristiche tecniche. E va tenuto anche conto che questo appunto non è un ambito urbano, è un ambito rurale, possiamo dire integralmente rurale, ha perso la funzione economica la campagna, o meglio, fino a questo momento, auguriamoci che ne riacquisisca un'altra, però la soluzione tecnica non è secondaria, perché poi la manutenzione e l'usabilità dell'infrastruttura sono aspetti che non possono essere gestiti come in città. Secondo aspetto. Un terzo aspetto è quello che riguarda il fatto che questo territorio in particolare di ciclovia ne ha già sentito parlare perché è attraversato dalla Francigena, dalla ciclovia della Francigena, che ricalca proprio il tracciato della provinciale Lucca Camaiore. Questo tracciato della ciclovia, però, in realtà è altro che una segnalazione, cioè l'individuazione di un percorso ritenuto idoneo per il transito ciclabile. Ma quel percorso lì lo sappiamo che ha diversi problemi. Il primo è la sicurezza, perché la provinciale Lucca Camaiore non è una strada adatta a un certo tipo di mobilità anche sul territorio di Camaiore. Peggio mi sento se vado verso Pescaglia, dove c'ho anche un traffico pesante che rovina la vita ai residenti, secondo me, perché è estremamente sostenuto. Quindi bisogna cogliere, secondo me, l'occasione che abbiamo noi soltanto su Camaiore, cioè di avere sia la ciclovia francigena sia la tirrenica, per definire che cos'è la ciclovia francigena, che è l'appendice naturale, no? A cui si collega le diramazioni della costa per arrivare nell'entroterra. Come si fa? Anche qui, secondo me, definendo le caratteristiche che deve avere. Non mancano i percorsi alternativi, perché esiste una viabilità storica, soprattutto nella zona di Fondovalle di Orbicciano, di Valpromaro, in parte anche con un po' di fantasia e con un po', insomma, di sforzo fisico in più, può esistere anche a Montemagno, in cui si individua un tracciato alternativo alla provinciale o anche a margine, perché per esempio da Pioppetti a Valpromaro la provinciale è molto larga. E quindi ha la possibilità di essere utilizzata una banchina da una parte per un'infrastruttura di questo tipo.
Ecco, in sostanza, quindi questi secondo me sono i temi centrali. Far mettere a sedere gli altri partecipanti a questo tavolo, che chiaramente non sono quelli direttamente coinvolti dalla Tirrenica, ma sono coinvolti e come per gli aspetti che riguardano la mobilità integrata, quindi comuni di Pescaglia e di Lucca. Attenzione alla definizione della tipologia e della funzione dell'infrastruttura, cioè a cosa deve servire, di conseguenza l'individuazione di un percorso e poi quello che veniva detto rispetto alla sentieristica, ai percorsi, è tutto vero. Lì però, ecco, ritorno a quel che dicevo all'inizio, il tema è presente, la soluzione è più difficile. Ci si arriva, piano piano ci si arriva, ce la inventiamo spesso. E la soluzione è in termini di una manutenzione ricorrente e di una funzione, anche qui, che i sentieri purtroppo avevano 50, 60, 70 anni fa e che ora, e una volta ce l'avevano tutti i giorni e che ora al più ce l'hanno una volta per settimana per gli abitanti del luogo, magari un po' più di frequente in estate anche per i tanti turisti che ci sono, ma che comunque hanno bisogno di una qualità in termini di accesso ai sentieri e di percorribilità, che è difficile poter garantire in termini ordinari. Lo è per noi comuni anche, io qui ora parlo da amministratore, è chiaro che è molto difficile poter provvedere a tutta la rete sentieristica. Ci sono alcuni strumenti che abbiamo messo in gioco, la frazione di Migliano non a caso ha aderito subito alle manutenzioni partecipate e si occuperà della manutenzione ordinaria di tutti i sentieri che collegano radialmente Migliano alle quattro frazioni confinanti, Valpromaro, Conviterli, Fibbiano e Orbicciano. Però ecco, i temi, ripeto, sono ben presenti. Le soluzioni vanno messe in fila una dietro l'altra. Vanno coinvolti gli enti, la provincia, per quel che rappresento come consigliere provinciale, sicuramente è a disposizione per un ragionamento condiviso con gli altri comuni. Va fatto però anche uno sforzo di progettualità significativo sulla funzione e anche sull'individuazione di tracciati che abbiano come caratteristiche la sicurezza della viabilità, la facilità di manutenzione, probabilmente anche l'uso promiscuo con altre categorie di veicoli che non possano essere soltanto, come dire, i pedoni e i ciclisti, ma possano essere anche mezzi agricoli, per esempio, se si utilizza la viabilità poderale. E quindi, insomma, questi secondo me possono essere i miei contributi. Ringrazio i partecipanti perché, e questo mi fa piacere segnalarlo, alla riunione di stasera avevano dato l'adesione diverse persone in più che per ragioni probabilmente di lavoro non si sono collegate, non si sono ancora collegate. Però, ripeto, questo non è un tema acerbo per questa zona. È un tema su cui però è necessario, visto che se ne è già parlato in passato, trovare ora delle soluzioni e percorrere. Vi chiedo, visto che il garante di zona ha problemi di collegamento, se c'è qualcuno che vuole parlare, magari lo segnali nella chat. Allora, io lascerei la gestione del dibattito, se è d'accordo, a Simone o comunque a Marcello, e direi di iniziare un po' gli interventi, le suggestioni, insomma, sulle questioni che sono, diciamo sì, sugli argomenti che sono stati svolti. A Marcello e Simone lascio ovviamente l'incombente di guardare la chat della videoconferenza dove poi ci si prenota. Vedo che si è prenotato intanto Federico Martinelli, eh? Quindi lascerei intanto la parola a lui. Aspetta, mi sentite? Sì, io intanto mi sgancio e lascio la gestione a Simone. Grazie, scusate. Ciao a tutti, ascoltavo Jacopo, io sono Elena e insieme a Federico abbiamo un piccolo agriturismo qui a Orbicciano. La finalità, no, di cui parlava, sicuramente sarebbe bello sentirsi parte di un tutto, appunto, quindi penso che la prima finalità deve essere quella. Come azienda agrituristica ho sperimentato, soprattutto nel giro dell'ultimo anno, la sentieristica locale in diversi tratti.
Sicuramente la bicicletta di là va presa per arrivare dove? Ad un posto che è ben segnalato, che è mantenuto bene. Ci sono tanti tratti del Comune di Camaiore di via, insomma, di tracciati belli e tenuti anche bene. Sicuramente andrebbe migliorata la cartellonistica, altri pezzettini andrebbero ripuliti e fatta una manutenzione forse un pochino più continua, ecco. E a me come azienda agrituristica piace molto l'idea, devo ancora capire da dov'è che la fareste passare appunto sul Monte Magno. E vi volevo chiedere, quei cartelli che si vedono per la mountain bike che ci sono su Monte Magno potrebbero essere utilizzati? Allora, fra le prenotazioni, poi magari se siete d'accordo, proviamo a rispondere in fondo. Tra le prenotazioni vedo Emilio Masserati, quindi diamo la parola a lui. Grazie per l'intervento. Buonasera, grazie all'amministrazione per l'organizzazione dell'iniziativa. Ma volevo fare una considerazione anche per aver iniziato, tanto sono tra i responsabili della WISP Luca Versiglia sulla questione del terzo settore e delle aziende di promozione sociale. Volevo dire che secondo me vanno fatte una separazione tra quello che è un progetto generale che non può che vedersi concordi nell'unire, non so, nel tempo la costa con l'entroterra e quindi anche il territorio delle 6 miglia in cui vi abito e ne vedo le bellezze e i dolori. Comunque, è funzione poi di un'articolazione locale poter, secondo la mia modesta esperienza, integrare, ma anche proprio in termini prioritari, un percorso ciclabile, ma non essenziale per la zona. Cioè, è più importante probabilmente rapportarsi a quelli che sono i bisogni. Come citava prima Jacopo, in alcuni punti, per quanto riguarda la manutenzione dei sentieri, piuttosto che altre cose, dandoci delle priorità, ovviamente, ma che ci siano dei tavoli, come prevede tra l'altro la legge, no? Ne siamo tutti consapevoli, dei tavoli che lavorino a livello locale con, l'avvio di un atto amministrativo che dice, dite, in quella zona, da cosa possiamo partire? E si collega, ad esempio, questa è una spina dorsale, secondo me, molto importante, anche perché sono uno di quelli con cui che Jacopo citava, che ha lavorato in passato sulla pista ciclabile nella zona della Freddana. Cioè, se vogliamo seriamente occuparci, parlo di me, parlo di me come WISP, non parlo del comune che sta facendo il suo, degli agriturismi che stanno facendo il loro, eccetera. Se vogliamo effettivamente occuparci dei problemi della zona, collegati con la visione più ampia che ha la provincia e che hanno i singoli comuni, mettiamoci a disposizione. Chi è a disposizione? Io attualmente non ho la forza a livello locale, lo sto facendo per i corsi sportivi comunali con il comune di Lucca, ma sicuramente questa è la strada. Perché è inutile, ma c'è uno, c'è due, c'è tre, c'è quattro. Mettiamoli in un cronoprogramma, innanzitutto vedendo chi è disponibile a lavorare sui fabbisogni uno, due o tre di questo territorio. E lo si può fare solo coinvolgendo la gente e grazie all'amministrazione, alla pubblica amministrazione, perché in questa fase sicuramente poter andare in bicicletta tranquillamente farebbe bene anche alla salute, oltre che al turismo, eccetera, perché
e passeggiare tranquillamente, no? Ci sono diversi aspetti che rientrano e che vanno messi in ordine, con una gradualità che è necessaria, perché non possiamo fare tutto. Io ritengo comunque che questo progetto di collegamento nel tempo, con tappe successive, eccetera, sia una cosa veramente importante. Su questo far nascere dei tavoli, come prevede la legge sul terzo settore, far nascere dei tavoli dove è possibile, con un atto amministrativo, che prendono in mano con dei verbali, e quindi non con delle parole che vanno al vento, con dei verbali scritti che procedono di volta in volta ad affrontare la situazione. Allora io metto il mio volontariato in un processo che è caratterizzato da un bene pubblico, da una finalità pubblica, da un valore che mi sembra di percepire in questa proposta del Comune di Camaiore. Grazie. Ci sono altri interventi? Io fra, diciamo, le persone collegate leggo Florio Lencioni, Lorenzo Contucci, di saluto, Leonardo Moriconi, qualcuno di voi vuole prendere la parola? Simone? No, dico, altrimenti potremmo, per esempio, visto che è presente sia l'ingegner Francesco Vettori dell'Unione dei Comuni, sia l'architetto Massimo Ceragioli, che ha lavorato per l'Unione dei Comuni, diciamo, a una pianificazione versiliese della mobilità ciclabile, potremmo anche stimolare loro due, che fra l'altro, insomma, l'Unione dei Comuni, voi sapete che nasce storicamente come comunità montana, no? E quindi c'è una sensibilità anche rispetto, diciamo, alle caratteristiche di certi luoghi, e rispetto quindi anche agli aspetti, no, specifici che certi luoghi hanno. Perché chiaramente i temi che venivano richiamati anche da Jacopo, cioè il fatto che per esempio con la bici, no, una relazione sia più facile magari con certe zone più verso Lucca rispetto, diciamo, al rapporto col mare, che è purtroppo più difficile in ragione del fatto che c'è, insomma, di mezzo un monte. Insomma, chiaramente sono tutti temi molto specifici. Ora, tra l'altro, l'architetto Massimo Ceragioli, se non sbaglio, ha anche lavorato a tutta la parte dei sentieri collinari per l'Unione dei Comuni, quindi veniva anche richiamato, no, prima da uno degli interventi, questo tema, per esempio, del rapporto fra la mobilità ciclabile e la valorizzazione di tutti questi ambiti è uno degli aspetti fondamentali, insomma. Poi, come diceva Emilio Masserati, è chiaro che le amministrazioni dovrebbero avere più tempo, no? Mettere in campo più tempo per costruire dei processi progettuali di tipo partecipativo. Ora, se posso sintetizzare, non è facile, perché quando si amministra il comune, insomma, non è facile trovare un equilibrio, ecco, fra il rapporto con la cittadinanza e poi il lavoro amministrativo che consente di mettere a terra i progetti. Però, insomma, questo è uno sforzo che va senz'altro intensificato. Massimo, non so se vuoi dire qualcosa su quello che hai sentito, perché questo è un ambito effettivamente forse è il più problematico, no, nell'ambito della mobilità ciclabile. Sì, no, ma la cosa che noi, per dire, quando siamo partiti con i nostri lavori sul territorio, che abbiamo sempre avuto una visione, diciamo, ampia, anche perché abbiamo collaborato principalmente con l'Unione dei Comuni, con Francesco, per noi era sempre un progetto di rete, quindi era una visione complessiva, cioè era un progetto di connessione fra parti del territorio che un tempo erano connesse. Se si pensa ad esempio al progetto che abbiamo fatto qualche anno fa del sentiero Alta Versilia, era un progetto
che rimetteva in funzione quelle parti delle mulattiere storiche che hanno un valore inestimabile perché sono fatte col sasso morto, perché sono come una cattedrale della viabilità storica, hanno il solito valore. Questo progetto prevedeva di ricollegare i vecchi borghi, borghi che stanno a circa 500 metri di altezza nell'Alta Versilia, e creare un unico anello con chiaramente dei sottanelli, perché percorrere tutto l'anello ci vogliono 3 giorni. Però questo era un obiettivo, come dire, di rinfilare questa collana di perle e ridare al territorio, diciamo, un'altra offerta turistica, ridare anche alle frazioni, diciamo, un po' anche ridonargli la loro, in parte la loro identità. E chiaramente sono progetti lunghi, Francesco ne sa qualcosa perché ha dovuto fare degli sforzi incredibili per poterlo diciamo attivare e poi nel tempo anche mantenere, perché io ho già sentito giustamente sollevare la problematica della manutenzione, ma questa, diciamo, su questo io credo che ora le amministrazioni abbiano capito bene il valore di questi progetti. Poi è arrivato Camaiore Antico, che è un bellissimo progetto, anche questo non è un anello, ma comunque è un sistema molto complesso e molto ricco, diciamo, di percorsi, anche in questo caso, che non sono percorsi di vetta, cioè non si vanno a ricalcare i percorsi CAI, quelli, diciamo, che portano alle vette delle montagne, ma percorsi che connettono le frazioni, quindi è un progetto di connessione. Come però vengono fatti questi progetti di connessione? Vengono fatti con delle valutazioni economiche, cioè devono essere fatte delle stime non solo di costo, diciamo, di ristrutturazione appunto di risistemazione dell'itinerario, ma deve essere fatta anche una stima di manutenzione, cosa che viene fatta sempre in genere per qualsiasi opera pubblica, cioè appunto il capitolo della manutenzione, che spesso purtroppo rimane in fondo al cassetto, ma è un capitolo importante. Quindi è la cosa importante per avere un unico territorio, un'unica visione, vedere ai progetti dei sistemi di rete. La Tirrenica è un progetto lineare, però si affaccia sempre e cerca collegamenti con l'entroterra. Il nostro progetto del Versilia Bike Plan è un progetto di rete, si basa su reti esistenti, cioè non è che siamo andati a fare dei nuovi tracciati. Abbiamo visto la viabilità esistente, abbiamo visto la viabilità che si poteva appoggiare su il sistema dei canali di bonifica, e abbiamo steso un progetto che chiaramente è solo in parte fatto, però siamo chiaramente partiti da uno stato, diciamo, dell'arte, quindi un quadro conoscitivo completo, quindi un quadro manutentivo dello stato dell'arte, e poi abbiamo detto una programmazione del tempo, che cosa potrebbe riproporre sul territorio. Quindi con quest'ottica qua, tutto ciò che è stato detto finora ci porta, diciamo, a delle nuove figure. Io ora prima mi divertirò a buttare uno slogan lì, però e ora Giovanna si metterà a ridere perché mi avrebbe quasi vietato di dire questa cosa. Sto col PC e zappo l'orto. Cioè, nel senso che quello che diceva prima l'assessore Leo è una cosa assolutamente, se si leggono i libri di Erminio, insomma, e le realtà che stanno assolutamente crescendo dovunque, si può lavorare da casa, si può comunque, diciamo, avere delle alternative anche al lavoro in presenza, con un lavoro in presenza sul proprio territorio. È chiaro che questo va strutturato, perché se non mi arriva il segnale io a casa non ci posso lavorare, e qui c'è un problema di connessione. Ma questo io sono convinto che nel brevissimo tempo questo verrà risolto, perché i piani ci sono, il piano nazionale prevede... Aiuto Massimo? Sì, dimmi. Aiuto un briciolino, perché quello che c'è accanto veramente con la ciclovia tirrenica, abbiamo anche il piano di rilancio, no? Nel piano di rilancio la cosa, ci sono innovazioni, e l'innovazione è vista proprio nella copertura digitale adeguata di tutto il territorio.
proprio perché il telelavoro è considerato anche una proposta turistica per la Toscana, perché viene visto la Toscana come un posto dove si mangia benissimo dall'estero, dice che ti vieni anche per mangiare bene, e non solo i tordelli. Stavo per beccare. No, vale per tutta la Toscana, noi siamo tutti orgogliosi delle nostre capacità. E stamani guardavo... Interrompo un attimo, perché Francesco ha elaborato un itinerario turistico che era la mappa del tordello versiliese, cioè con tutte le località dove fanno i tordelli in maniera diversa, perché da paese a paese, da frazione a frazione, il tordello è una cosa diversa. Vabbè, chiudo la parentesi. È un culto locale del tordello, che abbiamo tante scuole, ci mancherebbe, come i monaci, cioè i tibetani che hanno il loro buddismo, il karate. No, dicevo che insomma la copertura digitale quindi è un obiettivo che la Toscana ce l'ha, e quindi ti confermo, si capisce che presto avremo sui sentieri, sì, c'è molta più sensibilità e tutti i comuni si stanno attrezzando. Visto Camaiore ha messo in manutenzione molto di più dell'anno scorso, Pietrasanta, anche che non è più nell'Unione, ma insomma fa parte sempre della Versilia, è già 2 anni che ha cominciato a fare manutenzione, proprio perché ha visto che i sentieri che abbiamo riaperto quando eravamo lì come Unione sono battutissimi, quindi quindi sì, in effetti arriva questo nuovo mondo dove tutti questi discorsi che abbiamo fatto finora sono preparazione. Ora non so, è il mondo dello smart farmer, e qui allora Giovanna mi dirà un cazzotto, però è un po' quello, cioè sto col PC e zappo l'orto, diciamo così, potrebbe essere anche divertente. L'altro tema chiaramente è quello delle mobility, cioè che però anche quella non è più un sogno, è qualcosa di più di un sogno. Cioè negli anni passati abbiamo visto che molte persone che avevano magari dei redditi bassi, io penso anche alla mia compagna che è andata a abitare a Gallena, no? E Gallena è una frazione sopra Seravezza che molti non conoscono neanche, perché è dal versante sbagliato del monte, perché da quella parte lì c'erano delle miniere e nacque questo paese. Comunque lì costavano poco le case, fece 2 conti quando comprò e si ristrutturò questa casetta, e il fatto che potesse accedere a una macchina con impianto a gas gli permetteva di, appunto, di potersi permettere di abitare lì. E tuttora ci abita, ormai sono più di 12 anni. Questo per dire che la macchina con l'impianto a gas, secondo me, ha riportato anche molti giovani nelle frazioni collinari. Io sono convinto che molti giovani coppie che stanno lì e che si devono muovere quotidianamente, questi conti li fanno, perché è un'economia che uno si fruga tutti i giorni in tasca. E questo avverrà ancora di più con l'utilizzo di mezzi elettrici. Chiaro che anche questa deve essere una dotazione sulla quale gli enti, le società di gestione anche dei servizi devono rivolgere lo sguardo, cioè mettere delle colonnine di ricarica auto, tanto per intendersi, perché non è che l'abitante della frazione collinare può attaccare la spina da casa. Chiaramente il parcheggio pubblico dovrà essere dotato, e questo sicuramente in comune ne avranno già parlato. Quindi è una visione complessiva, cioè come dire, è un... Io mi ricordo con Francesco quando si cominciò a parlare di progettare come un piano dell'Unione dei Comuni, si misero insieme tante azioni che l'Unione dei Comuni faceva, sono già passati 15 anni se non sbaglio, Francesco. Faceva, cioè tanti soldi che in qualche modo venivano gestiti e spalmati, si misero insieme e si capì che però c'era bisogno di un sistema, diciamo che in qualche modo un sistema a rete desse riconoscibilità a quei territori. Quindi le soluzioni che tanto auspicava il consigliere comunale residente e il consigliere provinciale, un ettrino, è stato divertente prima perché in effetti aveva molte vesti, però ha focalizzato molto bene il problema della ricerca delle soluzioni. Le soluzioni però non sono così complesse, diciamo ci vuole una certa costanza nell'ottenere. Sulla Tirrenica
è evidente che questo è un flusso che genera sul territorio in generale e ha una ricaduta sicuramente come l'ha avuta la Francigena. Pensate che come è aumentato il flusso turistico su Camaiore con la Francigena, cioè è una cosa incredibile. Cioè, io ho visto, e Pietrasanta secondo me si mangia le mani per perso il punto tappa, però le azioni politiche sono state importanti, cioè avere, diciamo, fatta pressione, avere realizzato un ostello per l'accoglienza, aver proposto delle iniziative come le giornate sulla Francigena dove c'erano migliaia di persone, questo crea un'immagine e crea un evento di presenza non solo dei cittadini che abitano nel comune, ma tutti gli anni richiamano cittadini che vengono fuori. Quindi, diciamo, è il sistema a rete, poi appunto, non sto a entrare di come si costruisce un progetto, però è un progetto che deve essere continuamente gestito e continuamente, diciamo, aggiornato. Io finisco qua perché sennò poi dopo divento troppo noioso. Simone, posso? Naturalmente. Massimo, tra l'altro... Direi puoi, almeno che non ci sia magari qualcuno... Certo. Che non è ancora intervenuto e che voglia intervenire. Tra l'altro io rivesto impropriamente questo ruolo di moderatore della riunione, perché se ci fosse, insomma, il rappresentante di zona sarebbe lui a farlo. Però non vedo nessuno e quindi vai, Jacopo. Massimo, tra l'altro facciamo anche lo stesso lavoro, perché sono anche un progettista. Io non voglio ripetermi nelle considerazioni che ho già fatto, nel senso che le valutazioni che facevo prima in realtà sono domande, no? Che pongo a me stesso, come pongo agli altri conterranei, ai progettisti e all'amministrazione. Però dico, probabilmente da questo territorio può venire fuori quella disponibilità che diceva Emilio, se immaginiamo di lavorare, diciamo, su un orizzonte condiviso, no? In cui l'amministrazione dice, beh, insomma, mettiamoci a un tavolino e facciamo il nostro, con chi? Con le altre amministrazioni, oppure con voi, immaginando quale può essere un tracciato di un percorso a mobilità lenta da proporre agli altri enti, da inserire, che tra l'altro forse nel caso nostro non servirebbe nemmeno, no? In qualche documento che possa essere contenuto all'interno dello strumento urbanistico, ma ripeto, non è questo il caso, perché nel caso nostro è già quasi tutto probabilmente individuabile sul fondo valle. Poi di lì si attivano sicuramente una serie di diverticoli, no? Diverticoli che guardano alla sentieristica, che cercano di trovarsi e di inventarsi quelle soluzioni complesse sulla manutenzione e sull'uso. E quando dicevo che siamo un territorio informato, non lo dicevo davvero per vanto, ma lo dicevo perché noi qui, proprio nel mio paese, tra l'altro a Valpromaro, abbiamo una struttura d'accoglienza della Francigena che è nata nei primi anni 2000, che ogni anno ospita un migliaio di pellegrini a dormire. Questo vuol dire che in un anno dormono in un luogo 5 volte gli abitanti del paese. Quindi l'entità del fenomeno è rilevante, si comprende che lo è. È un fenomeno che, se prende una bicicletta, va su un itinerario ciclabile che attraversa la Val Freddana da Montemagno fino a che poi non ricongiunge con la via Francigena ciclabile? Può essere. Però ecco, il tema della funzione, ripeto, è un tema molto rilevante. E credo che ci siano le energie su questo territorio per veramente dare delle indicazioni importanti. Dobbiamo capire però come metterle insieme, no? Se in una logica di progettazione già, che arriva anche a questa parte del territorio, se in una logica di pianificazione, se addirittura invece in una logica di progettazione prodromica all'intervento. Ecco, queste sono valutazioni che secondo me questo territorio, come dire, può dimostrare di avere, nel senso, ci sono le risorse per immaginare questa roba qui. E tutti, ripeto, tutti, forse perché appunto abbiamo una dimensione con la natura, con l'ambiente rurale molto spinta,
molto più ricorrente e quotidiana, tutti comprendono bene, insomma, che c'è posto per tutti, no? Su un itinerario a mobilità lenta. C'è posto per un abitante che magari vuol fare una passeggiata in piano senza dover prendere una mulattiera ripida che collega verso i paesi. C'è posto per chi la vuole utilizzare nel fondovalle per spostarsi da un centro all'altro, per i servizi che sono sul fondovalle stesso. E c'è ovviamente posto per un turismo che guarda a noi, in questi anni ha guardato a noi in maniera estremamente rilevante. Poi, ovviamente, è un valore aggiunto questo anche per quei territori, per quelle frazioni più alte, che, per cui la ciclovia svolge sostanzialmente, può svolgere una funzione servente nel fondovalle, no? Dove il collegamento, se è ciclabile, con quelle frazioni, avviene o per gli sportivi o per un turista che ha le bike, ma comunque in condizioni di sicurezza già attuali che non necessitano, no, di individuazione di percorsi. Ecco, insomma, se noi la mettiamo su un piano che apre alla progettazione, cioè a un cantiere condiviso in cui si cerca di capire da dove si passa, a cosa serve, chi la usa, e a cosa deve, come si fa a averne cura. Ecco, ci sono le condizioni per riprendere, tra l'altro, perché è un percorso già avviato, riprendere questo discorso e magari vedere, fare in modo che la ciclovia in qualche modo si avvicini anche a noi. Ecco. Sarò brevissimo, ma chiaramente Jacopo mi ha stimolato e non posso che condividere tutto quello che ha detto, nel senso che ha una visione che è comune alla mia, e io ti dico la verità, già quello che sta succedendo, come mi dicevi, che appunto gli abitanti turisti sono più del doppio degli abitanti, no? E questo perché si è venuto a creare in qualche modo, e questo potrebbe essere un marchio che uno può cominciare a spendere, come si spendono in tanti posti del mondo. Uno può chiamare i borghi della Francigena, li può chiamare i borghi della Tirrenica, cioè i turisti, ora si parla di turisti, non parliamo degli smart fund, che sono un'altra cosa. Abbiamo coniato Simone Leo stasera, non è più questa cosa. Cioè, creare un marchio, cioè, chiaramente se è tangente al luogo dove si fa accoglienza, il percorso porta più flusso, però può portare anche il flusso di quelle persone che fanno la Tirrenica in bicicletta e magari quella notte vogliono andare a dormire in collina e si fanno quei 5 chilometri in più che non gli guastano alle gambe, gli possono far solo bene. Allora uno può creare un marchio sotto questo profilo qui. Quindi può creare un marchio della Francigena Accoglienza Camaiore, e allora ci sono quei 20 B&B, probabilmente ci sarà già, ora non lo so, non sono così informato, ma si tratta appunto di mettere insieme un progetto che non sta in un progetto fisico, ma un progetto di accoglienza che magari dà la solita tipologia di offerte, eccetera, eccetera. Dando a quei luoghi che hanno una bassa densità di abitanti un'offerta al turista per una grande densità di valori. Questo, secondo me, poi è quello che il territorio collinare, il territorio montano offre: una grande offerta, una grande densità di valori. E su questo Simone ci ha basato il piano strutturale, il piano operativo, lo sanno benissimo tutti, cioè Cinquini è un esperto in queste cose, e non ci sono dubbi che le risposte del piano saranno queste. Però i piani poi hanno bisogno di azione da parte degli abitanti, da parte che costruisce quotidianamente i progetti. E su questo ti dico, Jacopo, sono perfettamente d'accordo con te. E sempre a disposizione, come ben sa Francesco. Non so se c'è qualcun altro che vuole
Se posso, intervenire. Simone, Sì, certo. velocemente. No, volevo solo dire, anch'io sono pienamente d'accordo con Jacopo nel coinvolgimento, che non è un coinvolgimento, diciamo così, di sigla, è un coinvolgimento di che cosa ci si mette a disposizione, come ente, come associazione, come ASD, come varie enti di volontariato, in un progetto da definire. Quindi è vero che noi abbiamo poco tempo, abbiamo pochi strumenti per questa cosa in mano, però voglio dire, alla fine si mettono delle ore a disposizione, si mettono delle ore di volontariato a disposizione, non per fare delle riunioni tanto per parlare, ma ripeto, il terzo settore prevede, vediamo la sentenza ultima della Corte di Cassazione, che si ha all'inizio con un atto amministrativo. E questo tema della progettazione, ovviamente uno si prende degli impegni, non è che viene lì a scaldare la sedia, perché se no dopo un po' prende e viene mandato fuori, insomma, c'è un suo regolamento, eccetera, eccetera. È fondamentale perché uno dei temi, ad esempio, di cui dovremmo parlare è il discorso anche delle persone che oggi sono nelle 6 miglia. La percentuale di anziani che ci sono. E oltre al fatto della manutenzione dei sentieri, anche la manutenzione della collina. Ci sono tante cose, ovviamente vanno ordinate e valutate attentamente per evitare di aver contro la gente, insomma. Ma soprattutto per andare verso i bisogni. È un collegamento tra enti di volontariato e amministrazione pubblica. Grazie. Non so se ci sono altri interventi, non mi pare, ma io non so se siete d'accordo, potremmo concludere questa riunione, se abbiamo risposto a tutte le domande, ci fosse qualcosa a cui non abbiamo risposto, segnalatecelo, se c'è proprio sfuggito, dico qualche tema più specifico. Potremmo concludere questa riunione, diciamo, con una considerazione ed un impegno. La considerazione è che, diciamo, un progetto della mobilità ciclabile in questo territorio funziona soltanto se, noi, diciamo, accorciamo le disuguaglianze territoriali che più in generale ci sono rispetto alle zone più urbanizzate, no? Nel senso che chiaramente, se non ci portiamo le infrastrutture digitali, se non ci portiamo un trasporto pubblico che funzioni, se per esempio non ci portiamo delle reti sul riscaldamento, delle case che siano, diciamo, economicamente, sostenibili e tecnicamente, insomma, funzionanti, è chiaro che poi, no, si rischia di essere un po' radical chic, insomma, a parlare soltanto della mobilità lenta fuori da una politica più generale che invece deve essere di accorciamento delle disuguaglianze. Nella consapevolezza però che se noi queste disuguaglianze riusciamo ad accorciarle attraverso i servizi pubblici, questo poi è il tema, questi territori possono avere, insomma, una dimensione di qualità della vita che altri territori non hanno e che invece può essere la scommessa, diciamo, sulla quale questa parte del territorio punta anche in un rapporto, diciamo, con le zone più urbanizzate del mare. E l'impegno che ci possiamo prendere è, anche con Jacopo, in sostanza, di aprirlo un tavolo coinvolgendo gli altri comuni nuovamente, e quindi Pescaglia in particolare e Lucca. Perché non c'è dubbio che, insomma, la mobilità ciclabile si possa e si debba sviluppare anche e per certi versi con più semplicità in quell'ambito territoriale, e contestualmente, in questo tavolo possiamo provare, insomma, raccogliendo la giusta richiesta di Emilio, a coinvolgere, diciamo, quel mondo, diciamo, del volontariato e della cittadinanza attiva, lo chiamerei così, che è disponibile a dare una mano. Fra l'altro, su questo tema, insomma, della mobilità ciclabile,
ci può essere una dimensione partecipativa sia di carattere territoriale, appunto, ma anche di carattere tematico, no? Nel senso che ci sono associazioni, realtà organizzate, Emilio ce lo ricordava, che hanno una sensibilità maggiore su certi temi e che quindi al di là, diciamo, anche al di là dell'appartenere o meno a un certo territorio, sono magari disponibili a dare una mano. Emilio poi, che questa sensibilità ce l'ha, fa parte di questo territorio e quindi ha questo doppio valore, insomma, no? Di persona rappresentativa del territorio e di persona impegnata in una cittadinanza attiva, nel volontariato, nella direzione, insomma, che è utile a un progetto di comunità. Quindi io direi che se siamo d'accordo possiamo rimanere così. Tra l'altro, appunto, Jacopo in particolare si era speso in un rapporto anche con gli altri comuni ed è vero, Luca sta facendo come noi il piano operativo e questo è il momento, insomma, per cercare anche con loro di vedere se, no, i due piani parlano tra di loro, anche dal punto di vista, insomma, di una mobilità fra comuni. Va bene, se siamo d'accordo la concludiamo qui. Grazie a tutti. Vedo che Florio ha acceso il microfono, non so se vuoi dire qualcosa, Florio. Per salutare. Okay. Ciao a tutti e grazie della partecipazione. Grazie a tutti. A tutti. Ciao. E a presto. Ciao.